Il tavolo tecnico è andato benissimo, peraltro era popolatissimo e devo dire che mi ero anche un po' preoccupato perché mi sono chiesto se mai fossi stato in grado di poterlo tenere. Mi ha molto soddisfatto la presenza di sindaci, dei rappresentanti delle identità calabresi, dei GAL, categorie insomma, di lavoratori, e questo è stato veramente una conferma che l'aver aperto, anzi sfondato le porte del palazzo e aver voluto condividere dal primo giorno in cui questa giunta si è insediata le decisioni, il futuro della Calabria, veramente sta portando dei grandi risultati. Mi fa piacere che la gente di Calabria si senta a proprio agio in questo palazzo. Vuol dire che siamo riusciti non solo ad essere rappresentativi, ma anche a, come dire, a eliminare quello stato di soggezione e anche di antipatia che fino a oggi ha molto spesso contraddistinto i rapporti tra la gente di Calabria e chi la rappresentava. Lei sta facendo anche un lavoro nei territori, sta andando a riscoprire un po' l'identità della regione, le varie aziende, l'artigianato. Ha scoperto una nuova Calabria o una Calabria che già conosceva? No, devo dire che sto visitando la Calabria. Non l'ho scoperta perché la Calabria è già rivelata e si rivela da sé ad ogni metro che una persona possa percorrere, non dico in auto, in treno o in aereo, ma o in nave o in barca o quello che è, ma anche solo a piedi, proprio anche solo con uno sguardo. No, non l'ho scoperta, la visito e mi fa piacere rendere omaggio a tutte le i lavoratori della Calabria e a tutti coloro i quali stanno lottando perché la Calabria resti com'è, migliorando, chiaramente aggiustando quello che non funziona. Mi fa piacere ascoltare la gente, mi fa piacere ascoltare quello che ha da dire, quello che ha da chiedere, ma soprattutto la disponibilità che ha a costruire assieme ai propri rappresentanti il futuro della propria regione. Questa è la cosa più importante.